Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono tornata con un video della serie Cook and Chips. Mi eravate mancati, mi era mancato parlarvi durante questo format. Cioè mi era proprio mancato registrare un video Cook and Chips. Ed erano evidentemente mancati un sacco anche a voi, visto che me l'avete richiesto in tantissimi. Quando avevo iniziato questo format non pensavo che avrebbe riscontrato così tanto successo, tra mille virgolette, nel senso, non pensavo che sarebbe stato uno tra i format più richiesti, invece lo è stato e quindi mi fa un sacco piacere e continuerò chiaramente a portare questo genere di video. E tra l'altro ogni volta ho notato che cambio patatine, tipo oggi sto mangiando queste qui bianche per il semplice motivo che ce le avevo in casa, non per altro. Ne provo subito una. Una volta dovrò fare la puntata con le mie patatine preferite, ovvero le patatine lime e peperosa, che sono tipo spaziali. Ma prima di continuare a mangiare le patatine, di che cosa andremo a parlare oggi? A grandissima richiesta, perché vi ho proprio chiesto, viste le tante richieste del Cook and Chips, di questo format, vi ho chiesto di che argomenti volevate sentirmi parlare in un prossimo episodio. Molti di voi mi hanno chiesto di parlare della scuola, però alla fine ho parlato della scuola in un altro modo, dandovi un po' di chiarimenti direttamente sulle storie di Instagram. Però comunque, per chi ancora dovesse scegliere la scuola, le superiori, oppure dovesse scegliere l'indirizzo, per chi fa il mio stesso tipo di scuola, ovvero un tecnico commerciale, vi lascio nelle schede il link di un video che ho realizzato in cui vi parlo della mia scuola superiore e del mio indirizzo in particolare, così almeno potete chiarire ogni dubbio direttamente lì, perché appunto ho dedicato quel video interamente a questo argomento proprio per questo motivo. Niente, comunque, a parte questo, un altro dei temi che mi avevate richiesto in tantissimi erano i miei obiettivi per questo 2021. Mi ero ripromessa che non avrei registrato un video dei buoni propositi, però visto che me l'avete chiesto in tantissimi, ho pensato perché no. E perché non volevo registrare un video dei buoni propositi? Semplicemente perché se qualche anno fa ero sempre favorevole a fare buoni propositi, adesso sono un po' più contro ai buoni propositi, perché non mi piace metterli sotto il nome di buoni propositi, preferisco chiamarli obiettivi, anche perché i miei obiettivi di cui in questo video vi andrò a parlare sono praticamente obiettivi che io mi porto avanti in realtà da mesi, non sono obiettivi che mi sono fuori solo perché è iniziato un nuovo anno. Sono davvero cose che sto inseguendo da un sacco di tempo. Sono sicuramente degli obiettivi per il 2021, ma lo sono stati anche per molti mesi del 2020 e forse anche qualcosa prima. Ok, direi che possiamo iniziare a parlare dell'argomento, quindi io non ci credo, ma mi ero praticamente... Allora, intanto la apriamo senza fare troppo danni. Praticamente a inizio anno ho segnato sull'app che fa i countdown che ho un countdown all'incontrario, nel senso un contagiorni, non un countdown. Volevo contare quanti giorni sarei riuscita a resistere senza Mac e senza bibite gassate. E niente, quindi perdiamo insieme questa sfida. Effettivamente... Quanto è dolce! Oddio, forse perché non la bevo da una vita, ma mi risulta dolcissima. Ma in così poco percepisco così tanto la sua dolcezza. Non ero solita berla ogni giorno. Boh, vabbè. Non ho intenzione di continuare a berla, nel senso che faccio continuare questa sfida contro me stessa, a eccezione dei Cook and Chips, facciamo così. Ho deciso. Allora, il primo obiettivo... che forse farà un po' ridere parlare di questo obiettivo mentre mangio patatine e bevo Coca-Cola, riguarda l'allenamento. Infatti mi sto proprio impegnando da questo punto di vista, perché il mio scopo è quello di raggiungere finalmente il mio obiettivo riguardo il mio fisico, nel senso che io ho, diciamo, un obiettivo interno, possiamo dire così, da anni ormai, che mi porto dietro davvero da troppo tempo, nel senso che ho sempre voluto cambiare qualcosa, ma non l'ho mai fatto davvero, non mi sono mai immersa così tanto in impegno. E praticamente il mio obiettivo è quello di allenarmi con costanza, per ora sto durando, e cercare appunto di raggiungere il mio scopo. È utile il fatto che il pacchetto sia quasi finito, così non posso andare troppo oltre con le patatine.
Per la prossima volta vedrò di procurarmi le mie preferite. Però è il pacchettino piccolo, se no ne mangio davvero troppe. Essendo le mie preferite potrei mangiare un pacchetto così tutto da sola. Molto spesso mi chiedete dei consigli per essere più determinati ad allenarsi. Non voglio incentrare questo video appunto in questo argomento, però comunque vi anticipo che ci sarà un video a breve a riguardo. Mi stanno cadendo tutte patatine. Il mio secondo obiettivo che sto portando avanti è quello di condividere quanto più possibile della mia vita con voi. Lo sto facendo sia su Instagram, dove sto cercando di portare quanti più contenuti possibili, sto cercando di condividere quanto più possibile, facendomi proprio entrare nella mia quotidianità ancora più di prima. E poi lo sto facendo tramite vlog, che come sapete ho iniziato a registrare vlog ogni giorno, anche se voi non li vedete ogni giorno, non è che voi ogni giorno vedete un nuovo video sul canale, però comunque sapete che io registro qualcosa ogni giorno e questo per me è davvero farvi entrare nella mia vita a pieno. Manca davvero poco che andiamo a fare la pipì insieme. Un mio altro obiettivo è quello di rimanere attiva sui social, a parte YouTube, che direi è il posto in cui pubblico di più, però vorrei essere più attiva anche su Instagram. In realtà sulle storie e sui direct sono molto attiva, però nei post e con la cosa che siamo sempre chiusi in casa è un po' difficile, ancora più difficile di prima. Quindi vorrei provare anche a crearmi un feed da casa, ma non è così facile. Quanto riguarda TikTok, non sembra, ma preparare un video carino comunque impiega un po' di tempo. Di solito do la precedenza a YouTube e a Instagram, che sono in assoluto i social che preferisco. E ogni tanto, quando mi sento particolarmente ispirata, vado anche un po' su TikTok. Però diciamo che in estate ho molto più tempo per farli, per realizzare TikTok. Quindi è una cosa che posso introdurre nella mia routine giornaliera tra un pochino. Un altro obiettivo, che come vi dicevo prima, è semplicemente la continuazione di tutte le sane abitudini che ho preso a fare, come per esempio leggere. Quest'anno vorrei leggere molti molti libri, ne ho tantissimi che mi stanno aspettando, proprio là, sulla mia libreria, e proprio là, nel mio Kindle. Come andare in bicicletta, non vedo assolutamente l'ora, continuo a ripeterlo a tutte le persone che conosco, non vedo l'ora che torni il bel tempo, perché non vedo l'ora di riprendere la bici. Certo, in questi giorni, vabbè, oggi piove, quindi forse non è il caso di dirlo, però in questi giorni non c'è stato brutto tempo, nel senso che c'era il sole, erano giornate serene, quindi si potrebbe andare in bici, però fa troppo freddo e il mio paese è così. Ci sono salite e discese, e quindi fare le discese col vento, anche no. Un'altra buona abitudine chiaramente è riferita all'allenamento, ma diciamo che ne abbiamo già parlato abbastanza. Poi cos'altro? Potrebbe essere una cosa stupida, ma posso essere sincera. Ho preso l'abitudine, perché prima non l'avevo, di lavarmi i denti anche la sera, sempre. Adesso non sgarro più un giorno. Anche qui l'ho fatto per una settimana, impegnandomi, magari ogni tanto dovendomi anche obbligare ad alzare il sedere dal letto. Perché molto spesso mi capita di essere già nel letto, bella lì a vedere il film, e dico: cavoli, devo andarmi a lavare, non ho mai voglia. Soprattutto quando sono struccata. Ma ormai è diventato talmente parte della mia routine che non me lo toglie più nessuno. Io mi alzo, vado a detergermi il viso, mi lavo i miei dentini e torno nel letto. Posso essere sincera, prima non lo facevo sempre, adesso non riesco a farne a meno. Cioè, sei pazza che io non vado a lavarmi i denti e il viso? No, e sto provando a farlo anche dopo pranzo. So che per alcuni potrebbe essere una cosa schifosa, tipo: mio Dio, ma non lo fai da quando hai 2 anni? Però no, non lo faccio da quando ho 2 anni e sto cercando di rimediare, scusate. Altre buone abitudini? Questo in realtà lo faccio da sempre: aiutare in casa. Ecco, una cosa che forse non facevo sempre è sparecchiare. Dovete sapere che io odio, odio sparecchiare, perché odio toccare i piatti, le posate tutte sporche. Però ogni tanto, cioè, sono obbligata a farlo, magari quando sono a casa da sola o quando non c'è mia mamma. Quindi niente, adesso ho preso l'abitudine anche di aiutare sempre la mamma in cucina, perché la maggior parte delle volte apparecchio io, però non sempre sparecchio. Magari sto lì con lei mentre sparecchia, però non sempre sparecchio. Invece, o meglio, parliamo al passato, non sempre sparecchiavo, magari stavo solo lì con lei mentre sparecchiava, ma non sparecchiavo, cioè magari mettevo via le patine, mettevo via le cose nel frigo, buttavo i fazzoletti, però non sparecchiavo mai. Invece adesso
lo faccio molto spesso e so che potrebbero sembrare cose stupide, però devo essere onesta, prima non lo facevo così tanto. Per carità, ho sempre aiutato in casa, se c'era, non lo so, da fare la lavastoviglie la facevo senza problemi, se c'erano da ritirare i panni lo facevo senza problemi, però adesso noto che lo sto facendo ancora di più e quindi mi fa piacere e voglio continuare a farlo. Prossimo obiettivo riguarda lo studio. Più che lo studio scolastico, riguarda il mio studio individuale. Ho infatti come obiettivo quello di migliorare nelle lingue che so, quindi principalmente in realtà in inglese e in tedesco, perché in realtà studio anche spagnolo, però non sono particolarmente legata a questa materia e due, non sono particolarmente incasinata, nel senso che tutto ciò che ho studiato bene o male me lo ricordo. Voglio quindi migliorare un po' l'inglese, sto tra l'altro facendo anche il corso di certificazione che avevo in realtà iniziato in terza, ma poi l'abbiamo dovuto interrompere per il Covid e l'abbiamo ripreso da poco. E poi voglio assolutamente migliorare in tedesco. Quanto riguarda la scuola, invece, mi sono, diciamo, data un obiettivo, mi sono segnata un po' quelli che vorrei che fossero i miei voti a fine anno, però non inseguirò così tanto questo obiettivo, perché in realtà sono voti che già prendo, nel senso che non è che ho 6 in una materia, il mio obiettivo è di uscire a giugno con 9 in quella materia, cioè 8 in quella materia, vorrei uscire con 8 in quella materia, molto semplicemente. Sì, mi sono posta, diciamo, degli obiettivi, ho segnato quelli che vorrei che fossero i miei voti a fine anno, però non dovessi raggiungerli non mi casca il mondo addosso, non so se mi sono fatta capire. Ho finito le patatine. Cioè, praticamente questo video è stato una patatina, una parola, una patatina, una parola. Tra l'altro credo che... Oddio, ce n'è un'altra dentro. Bingo! Non ci credo, ci sono altri due pezzettini. Comunque stavo per curiosità guardando le calorie delle patatine, ma sono straleggere queste patatine, cioè proprio leggerissime, tant'è che io le conosco come le nuvole, cioè molto spesso chiamo queste patatine le nuvole. Chiusa parentesi. Ho ancora un po' di coca, però le patatine le ho finite. Ok, parliamo dell'ultimo obiettivo di quest'anno. Come vedete non ho tanti obiettivi per quest'anno, anche perché porsi 700 buoni propositi, 700 obiettivi non ha senso, perché molto spesso non verranno mai raggiunti tutti. Quindi è meglio porsi un po' meno obiettivi, ma impegnarsi al 100% per raggiungere quei pochi. Comunque l'ultimo mio obiettivo riguarda una cosa di cui vi ho già un po' parlato, però non qua, penso di non averne parlato su YouTube, e parlo di lui. Il mio ultimo obiettivo è quello di sfogarmi e ho intenzione di farlo con lui. Questo qui è un diario della Moleskine, che però a differenza di tutti gli altri che ho avuto fino ad adesso, che erano in realtà tutti gli effetti delle agende, questo qui è un quaderno con le pagine bianche, a parte la prima pagina, che è quella in cui bisogna scrivere il proprio nome. Io manco l'ho fatto. Allora, io ho preso questo quadernetto con l'idea di farne il mio diario, non di scuola chiaramente, anche perché sapete che ho abbandonato il cartaceo, adesso segno tutto sul calendario del computer e tra l'altro sono molto contenta di aver tolto anche da questo punto di vista l'utilizzo della carta, chiusa parentesi. ecco, forse un obiettivo di quest'anno è anche quello di cercare di eliminare un po' le cose eliminabili per cercare di salvaguardare un po' l'ambiente. Di non comprare l'agenda quest'anno come diario di scuola è stato sicuramente un piccolo passo avanti per me. Ecco, in compenso non ho comprato l'agenda, ma ho comprato il diario. Comunque, in sostanza, con questo diario ho intenzione sia di collezionare i ricordi, facendo delle pagine magari un po' più carine esteticamente, con washi tape, colori, disegni, mica tanto, però appunto scrittine, comunque tutte cose magari un po' aesthetic, per collezionare appunto ricordi magari passati con degli amici o con la mia famiglia o semplicemente di una giornata che mi ha segnata per un qualsiasi motivo in particolar modo, ma ho intenzione di utilizzarlo anche come diario tipo di sfogo, perché trovo molto molto rigenerante sfogarsi scrivendosi quando appunto si hanno tanti pensieri per la testa. Per ora ho scritto solo un paio di pagine, praticamente dopo la pagina in cui vi chiedono di scrivere il vostro nome, che tra l'altro dovrei rimediare, ho fatto la mia prima pagina, che tra l'altro ho fatto registrando anche un TikTok. E ecco qui, questa qui è la pagina, praticamente ci sono dei pezzettini di carta, non chiedetemi quanti, tantissimi, con scritto My Diary, e sono stati tutti tagliati
tagliati in modo sregolare, quindi non con le forbici ma tipo con le mani, col righello, principalmente con le mani, e appunto li ho incollati, parlo come se l'avesse fatto qualcun altro, li ho incollati uno ad uno, tipo uno sovrapposto all'altro in questo modo. Poi vabbè, ho iniziato a scrivere qualcosina sul diario, ma in realtà è ancora abbastanza vuoto, anche perché se devo essere sincera, siamo in zona rossa, non mi sta succedendo niente in questa vita, quindi non ho niente da dire al mio diario. Forse prima avevate anche notato che c'erano queste due cose al lato del libro. La prima cosa è questa qui, ovvero una penna gel nera con la quale scrivo nel diario, e la seconda cosa è tipo questo cuoricino che non è altro che una calamita. Tra l'altro questo qui l'ho regalato anche a una di voi con il giveaway di Natale, che appunto ha lo scopo di tenere la penna al lato del libro. E niente, direi che possiamo anche dichiarare finito questo video, che spero vi sia piaciuto. Spero vi sia piaciuta questa puntata di Cocoon Chips, e se avete voglia fatemi sapere quelli che sono i vostri obiettivi per questo 2021, perché non sono curiosa di più e non vedo l'ora davvero di sentirli, quindi vi aspetto. Detto ciò amici, io vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video, sempre qui, sempre su questo canale. Vi aspetto sia qui che su Instagram, mi raccomando correte a seguirmi anche lì se ancora non l'avete fatto. Ciao amici, alla prossima, vi voglio bene.